Paura, eh? Eh sì, un po' di paura, devo dire la verità, l'ho avuta, stile Lucarelli imitato, mi pare, da Fabio De Luigi, ormai una vita fa. Signori, quando mi è apparso questo post di Paul Pogba su Instagram, dopo tipo 12 secondi dalla pubblicazione, mi si è fermato il cuore. Ho detto, ho letto bene, Pogba atteso in giornata a Parigi per il PSG, una roba del genere. Post pubblicato da Pogba sul suo profilo ufficiale Instagram, verificato, condiviso poi anche più su Twitter, insomma, questo, non lo so, trailer del Pogmentary, il documentario che uscirà a breve proprio per quanto riguarda l'avventura, la vita di Paul Pogba, beh, mi ha spaventato e non poco, devo dire la verità. E dato che in mattinata mi avete ricoperto, sommerso, non so più dove metterli, questi messaggi, questi DM, questi commenti, con scritto: hai sentito la voce dalla Francia secondo la quale il PSG starebbe tornando su Zinedine Zidane come allenatore, che poi andrebbe a convincere Paul Pogba a vestire la maglia del PSG? Ho deciso di mettere un attimo in pari le cose e cercare di capire cosa stesse effettivamente succedendo. Ora, parto dicendo subito che solitamente non sono così, anzi tutt'altro. Quindi questo video non vale niente, non sono notizie, anche a me dispiace anche che la gente continui a dirmi perché vai a dare queste notizie quando non sono verificate. Io lo dico sempre, io le notizie al massimo le riporto. Io notizie non ne ho. In questo momento mi è capitato in passato poche volte, pochissime volte, due volte l'abbiamo beccata, una volta purtroppo no. Ad ogni modo, io non sono giornalista, purtroppo non ho fonti che mi aggiornano quotidianamente sul mercato della Juventus, mi limito a riportare quelle che provano ad avere i professionisti e quelli che lavorano effettivamente nel campo del mercato. Non mi considero un insider, non mi considero niente da questo punto di vista. Mi piace però ragionare, ecco, questa è una cosa che adoro e non vale nulla perché è semplicemente una mia opinione, sono i miei 2 centesimi. Io non sono complottista nella vita, ma ammetto che in questo momento un po' di puzza sotto il naso mi passa. Cerchiamo di mettere le cose in ordine. Allora, abbiamo il documentario di Pogba in uscita il 17 di giugno, cioè tra 7 giorni esatti. Abbiamo anche una certezza data proprio da chi fa questo di mestiere, quindi i giornalisti, da chi ha le notizie, inerente al fatto che Pogba e la Juventus hanno ormai trovato un accordo e lo stanno dicendo praticamente tutti, dalla Gazzetta dello Sport, da Sky Sport, da Goal con Romeo Agresti, lo sta dicendo Nico Schira. E nessuno fa un minimo passo indietro, eh? Sono tutti lì, tutti maggiori esponenti, Albanese, Di Marzio, tutti lì. Lo stesso Fabrizio Romano, tutti lì, tutti lì ragazzi. E nessuno fa un passo indietro. Io ve la butto subito, ve lo dico. Sono tranquillo. In questo momento sono tranquillo. E come vi dicevo, sono un po' preoccupato per il mercato della Juve in generale. Su Paul Pogba rimango tranquillo. Ed ero anche il primo a dire no. Non credo proprio che Paul Pogba possa annunciare il suo futuro all'interno del documentario in uscita il 17 giugno, perché ehi, manca ancora tanto. Ecco, ora manca la metà, e cioè solo 7 giorni. 7 giorni fa ne mancavano 14, forse addirittura ne mancavano 15 quando ho detto no, non credo. Oggi inizio a crederlo, e secondo me queste notizie sul PSG spingono in quella direzione. Ora, dato che è il segreto di Pulcinella, quantomeno in Italia, che Paul Pogba si avvicino a tornare ad essere un calciatore della Juve, tutto fatto, c'è addirittura chi parla di visite mediche, una parte già eseguita da parte di Pogba per la Juventus, non ovviamente a Torino, non ovviamente nella sede della Juventus, no, non lì, l'avranno fatte eventualmente da qualche altra parte in segreto, di nascosto, però si vocifera pure questo. Ora, provate a immaginarvi questa grossa pubblicazione da parte di Amazon e di Prime Video contenente il futuro di Paul Pogba, e di punto in bianco sappiamo già tutti che tornerà la Juventus. Quanto share può fare questa cosa? Poco. E guarda caso, nel giorno in cui Pogba pubblica sui suoi profili il video con in prima pagina Pogba PSG dopo veramente 12 secondi dall'inizio, ma che 12? Ma un secondo, 2 secondi, i primissimi frame di pubblicazione, e questa cosa si ripete anche nel finale del video perché ci sono i giornali, i tabloid inglesi, così detto United è finita, Pogba se ne va, Raiola ascolta le offerte, e 2 o 3 volte ancora viene messa la parola PSG, Juventus mai.
Juventus non è mai stata pubblicata. Ora, le strade sono due. O davvero Pogba e la Juventus non hanno nemmeno mai parlato, non hanno intesa, non c'è stato contatto e quindi Pogba va al PSG. Oppure tutta questa storia è stata buttata in pasto all'organo di informazione che oggi dalla Francia aveva rimbalzato questa notizia di Zidane al PSG che avrebbe voluto Pogba, proprio sapendo che Amazon e Pogba oggi avrebbero pubblicato quello specifico video per mettere un po' di pepe, per mettere un po' d'ansia. Perché? Perché se l'obiettivo è far vedere all'interno di Amazon questo video in cui Pogba poi andrà a annunciare la sua futura squadra, che verosimilmente ad oggi dovrebbe essere la Juventus, e ribadisco, per il momento rimango tranquillo nonostante queste voci della Francia, ecco che si spiega il tutto. Lo so, è una roba buttata lì, vomitata lì, però mi sembra troppo strano. Ragazzi, no, secondo me non può essere una coincidenza che proprio il PSG, ehi, guarda caso, è proprio oggi, è proprio nel momento, un paio d'ore prima, un'ora prima, due ore prima, tre ore prima, che Pogba vada a pubblicare quel video in cui il PSG è ribadito tante volte. Leggetela come volete, questa è la mia opinione, sono i miei 2 centesimi, non vale niente. Era troppo sospetto, mi sembra come nei cartoni animati quando c'è il buco e per coprire il buco ci mettono sopra le foglie, ma si vede che palesemente lì c'è una trappola. Ecco, mi sembra una trappola che stanno provando a fare per mettere un po' di hype in giro e spingere, pushare all'interno della piattaforma di Amazon per andare a vedere poi che cosa succederà, per far valorizzare questo Pogment. E intanto sta funzionando perché noi ne stiamo parlando, sta funzionando perché voi me l'avete chiesto, cosa ne pensi, e questa cosa è stata messa in giro del PSG e ovviamente ora stiamo parlando di questo, di questa puntata, che a questo punto, ragazzi, mancano 7 giorni, ci guarderemo insieme in live su Twitch, non si scappa da questa cosa, per avere l'emozione di capire poi eventualmente se all'interno del video, di questo commentario, che non mi immagino essere troppo lungo, mi immagino una roba di 30-40 minuti, forse 20, si potrà essere poi la decisione di Pogba. Non vi leggerò in chat perché dovesse davvero esserci questa cosa, non voglio rovinarmi la sorpresa, però ho cambiato radicalmente sponda. Ora sono uno di quelli che crede che sì, all'interno del Pogmentary, del documentario di Pogba, ci possa essere la nuova squadra di Pogba. Rimango dell'idea che possa essere la Juventus, rimango dell'idea che queste voci sul PSG siano state buttate in pasto soltanto per buttare utenza all'interno di questa cosa che uscirà tra meno di 7 giorni. E vediamo se queste voci sul PSG diventeranno sempre più insistenti, vedremo se i giornalisti italiani non faranno nemmeno un passo indietro e rimarranno su questa linea, ed è una specie di lotta mediatica che sta facendo Pogba, Amazon, con il giornalismo, con chi ci riporta le notizie, con chi ha le notizie, semplicemente per spingere utenza sulla piattaforma e guardare questo video senza avere sorprese, senza sapere che cosa succederà, per poi eventualmente esultare lì dentro. Rimango tranquillo. Ad oggi rimango tranquillo, poi ovviamente magari da domani tutti fanno marcia indietro e dicono no, Pogba ha cambiato idea, PSG ha davvero offerto questi 20 milioni e se vi ricordate qualche settimana fa ero preoccupato per questa cosa, poi sembrava tutto fatto, PSG doveva aver mollato la presa, Pogba sembrava aver detto definitivamente sia la Juve, questione di ore, questione di momenti, rimango su questa falsa riga in questo momento, poi sappiamo che il mercato può cambiare tutto, basta vedere Dybala che sì, rinnovo, la Juve l'ha già proposto, tutto fatto, adesso Dybala sta trattando direttamente con l'Inter, quindi keep calm, fino all'ufficialità non c'è niente di certo, quello che rimangono sono soltanto le sensazioni e ovviamente cercare di lavorare di logica per capire perché tutto in una volta questo interessamento al PSG messo in primo piano poi da Pogba stesso. Stiamo davvero assistendo a un Pogba che sta per distruggersi, stiamo davvero assistendo a una Juventus che aveva puntato Pogba di Maria parametro zero come i primi 2 colpi che poi non ne prende neanche uno, sta davvero succedendo questa cosa qua? Mi auguro di no, cerco di aggrapparmi un attimo alla positività perché se no, se anche questa trattativa salta, ragazzi chiudo baracca e burattini, mi prendo su, vado al mare un mese, non apro niente e ci vediamo poi quando siamo in campo con il ritiro. Vado a bermi dei mojito in spiaggia e basta. Un abbraccio, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se anche voi siete dell'idea che tutto questo sia semplicemente stato costruito a tavolino.